Siamo qui in compagnia di Antonio Grosso, che al Teatro Marconi Festival quest'anno è in veste, in doppia veste, sì, possiamo dire. Allora, cominciamo dalla prima, sì, quella di attore, quella che ti, sì, vede protagonista sul palco. Allora. Beh, io farò uno spettacolo che si chiama L'Imparata. È uno spettacolo molto bello, scritto benissimo, e Felice curerà la regia, e sono in scena con degli attori e dei colleghi straordinari che sono Noemi Giangrande, la straordinaria Teresa Del Vecchio e il mio amico di sempre, ormai compagno d'avventura, che è Antonello Pascale, e poi ci sarò io. È una mise en space, quindi stiamo in qualche modo, leggeremo il copione, faremo dei movimenti, è tutta una situazione per provare questo spettacolo per poi fra un paio d'anni riportarlo in scena nel vero senso della parola. È uno spettacolo straordinario, scritto bene, ripeto, drammatico, molto drammatico. Infatti ci vedrete a me, Antonello, in una veste che non ci avete mai visto insieme, e però ci stiamo divertendo molto, e durerà 1 ora e 10, quindi è proprio, e poi alla fine finisce una botta allo stomaco, è veramente bello. Come devono essere poi alla fine gli spettacoli, sì, cioè devi andar via dallo spettacolo con qualcosa. Con qualcosa hai dentro, certo. Allora, questa è la prima veste che ti vede protagonista, sì. Poi c'è la seconda veste che ti vede protagonista come regista, e non è la prima volta, perché ormai le tue regie le stiamo seguendo, quindi grazie. Vediamo che fai veramente tante belle cose. Questa volta accompagni un giovane attore. Sì, questa volta sarà un monologo, che è la cosa forse più difficile da fare, il monologo, perché non hai l'abilità, fra virgolette, di poterti aggrappare ad altri interpreti che sono sul palco, quindi c'è la persona che è l'attore, che fortunatamente è un grandissimo attore, Andrea, che è un bravissimo autore, anche una bellissima penna, e io gli sto dando una mano a equilibrare e coordinare tutto. Poi ci stiamo divertendo molto sulla regia. Lo spettacolo parla di questo barbone, parla di fatti realmente accaduti, che in qualche modo attraversa la storia dall'86, quindi da Chernobyl fino a quasi agli anni nostri, e dall'86 a oggi sono successe tante cose, quindi è un po' romanzata e un po' vera. Ti piace di più il regista o l'attore? Guarda, mi sto divertendo molto sulla fase registica, veramente mi sto divertendo molto. Dopo tanti anni che ho acquisito, con tutte le persone con le quali ho lavorato, i segreti e i trucchi del mestiere, mi sto divertendo, però il palcoscenico non posso lasciarlo, sono troppo egocentrico, lo dicevo pure prima. va bene, noi comunque verremo sicuramente a vederti, sia nella parte di attore, dove sappiamo che sei molto bravo, ma sia anche nella parte di registica, perché abbiamo visto altre cose tue. E io vi ringrazio. E vi aspetto a braccia aperte. Grazie mille. Grazie a te.